L'accoglienza profughi e le drammatiche problematiche che comporta non sono soltanto patrimonio della Sicilia. Anche a Udine la situazione rischia di precipitare. Un centinaio di stranieri vaga per le vie del capoluogo friulano, accampandosi in piazze ed angoli cittadini, vanificando quell'azione di decoro portata avanti dall'amministrazione Onsel in pieno accordo con la cittadinanza. La tendopoli di accoglienza è al completo e il sindaco ha chiesto al prefetto la convocazione urgente del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. La situazione si ripropone negli stessi termini ormai da diverse settimane. Da Tarvisio, valico di confine, arrivano a Udine, sanno che la loro destinazione è al Parco Moretti o alla caserma Cavarzerani, ma prima di accedervi devono ottenere dalla questura lo stato di indigenza. Visto che siamo in Italia, le pratiche vengono risolte in tempi non propriamente rapidi, cosicché questi profughi si trasformano in tante persone invisibili per le istituzioni ma non per la comunità che gioco forza li accoglie, a zonzo senza meta in città, o meglio individuano certe aree come Piazzale D'Annunzio per citarne una, ed essere quindi sgomberati dalle forze dell'ordine poche ore dopo. Intanto le associazioni di volontariato sono in piena attività per procurare i pasti, mentre l'amministrazione ha ugualmente il suo bel da fare per organizzare siti di raccolta provvisoria, appellandosi ad organizzazioni quali Caritas e Croce Rossa, quest'ultima solertissima ad organizzare un servizio pasti nella dismessa caserma Osoppo. Udine rischia di diventare, nella incantata realtà del Nord-Est, l'emblematico caso dell'incapacità del paese Italia di gestire il problema profughi, che provengano dal mare o dalla terra, come nel caso friulano, non fa differenza.